stava lavorare con i gruppi, con la facilitazione, con la parte più individuale anche di crescita personale e sviluppo. Questo mi ha portato, io vivevo all'estero, sono tornata in Italia e ho incontrato la Rive. Partendo dalla Rive, io sono un po', mi muovo tanto e sono andata a livello internazionale, ho continuato a fare corsi di formazione in diverse tecniche di facilitazione, sono entrata anche a lavorare con la rete europea degli ecovillaggi e con un'altra istituzione che si chiama Ecolise. Perché vi dico tutto questo? Perché l'idea di lavorare, di fare un certo tipo di progetti per me non è soltanto il piccolo gruppo, il ecovillaggio, ma un aspetto molto più ampio e la mia idea è che l'azione che viene fatta globalmente in qualche modo possa avere una ripercussione a livello globale. Perché questo possa succedere però bisogna interfacciarsi anche con il sistema da cui un po' tutti cerchiamo in qualche modo di uscire o comunque di trovare maniere diverse per stare bene in qualcosa che magari di tanto in tanto ci suona un po' difficile. E questa sono io. Wow. Tutti, io sono Giorgia. Chi sono io? Allora, come Alfredo vi ha già anticipato, tra l'altro una cosa che fa spesso, non so perché, devo dire che sono bocconiana. In realtà io sono una pentita bocconiana. Vengo da quell'esperienza lì, quindi un tipo di un'università in cui ecco i principi, i valori fondanti sono molto distanti da quelli che invece coltiviamo qui. E appunto grazie a questa esperienza ho capito tutto quello che non volevo essere nella mia vita, tutto quello che non volevo alimentare e ho scelto sempre all'interno della Bocconi una specializzazione che si avvicinasse un po' di più al mio modo di sentire e alle mie attitudini e ho fatto cooperazione internazionale, mi sono specializzata in management di progetti internazionali nei paesi in via di sviluppo. Ho lavorato vari anni tra Sud America e India, insomma il sud del mondo. Poi per ragioni personali sono rientrata in Italia e ho scoperto dalle comunità indigene, sono approdata verso delle comunità intenzionali, per pura casualità. E insomma poi mi sono stata calappiata da... Che caso mi guarda male? Oppure mi prende in giro perché in realtà sono arrivata da Avalon, e ho conosciuto lui, è la bellissima comunità degli Elfi, che è diventata una casa per me. Grazie appunto a Riccardo che in quel periodo lì stava facendo i primi passi all'interno della Rive, ho scoperto questo mondo, ho capito che potevo mettere a servizio di fini molto più nobili i miei studi ed ecco che mi trovo a collaborare nel gruppo internazionale nei progetti appunto in rete con altri paesi, sia a livello appunto di rete nazionale che internazionale con il genere, con Riccardo Genni. Però ecco, in realtà quello che cerco di portare, al di là delle esperienze e degli studi che ho fatto, mi piacerebbe portare più il mio sentire come essere umano. E quindi sia a livello appunto di incontri Rive che anche nei piccoli progetti, negli incontri che ci sono durante i progetti che portiamo avanti, quello che vorrei portare è più l'ascolto del cuore, l'empatia, amo fare massaggi, sto cercando di nutrire anche quella parte di terapista tramite il Reiki, lo yoga. E quindi ecco, cerco di portare pezzettini di me un po' qua un po' là. Grazie. Grazie. Ciao. Allora, io sono Riccardo. Fondamentalmente tutto è iniziato il mio cammino dall'incontrare questo posto in Galles che è il CAT, il Centro per l'Energia Alternativa. Da lì ho fatto il master di architettura ecologica. Ho insegnato lì per 10 anni fondamentalmente costruzione in terra cruda e comunque costruzioni ecologiche. E poi finendo di studiare là sono finito in Venezuela per 5 anni e di ritorno sono arrivato dagli Elfi dove c'era mia figlia e attraverso la comunità degli Elfi ho sentito proprio l'ispirazione della vita comunitaria e che era molto legata anche al tipo di studi che avevo fatto e quindi quando ho incontrato la Rive ho sentito le porte che si aprivano. Pian piano ho iniziato a lavorare all'inizio col gruppo internazionale, adesso sono co-presidente della Rive, però fondamentalmente questo progetto qui è stato sempre diciamo, una delle cose che mi ha appassionato di più perché l'idea di poter sostenere nuove realtà che si stanno creando, l'idea di poter sostenere
business sostenibili, di poter sostenere tutto un filo, un pensiero, è qualcosa che mi affascina, forse è la cosa che mi interessa di più. E naturalmente adesso col ruolo di presidenza della Rive è proprio quello che si cerca all'interno della rete, di spingere, promuovere, aiutare qualsiasi persona che è in cerca di una vita alternativa, di una vita comunitaria. E quindi mi metto al servizio di questo progetto. Fondamentalmente non è che mi sento proprio pronto per fare questo workshop, perché in realtà il training di questo workshop avverrà in 10 giorni. Quindi diciamo abbiamo sviluppato tutta la parte del progetto fino adesso, l'abbiamo sviluppata tutti assieme, quindi comunque abbiamo una conoscenza di quello che è il progetto, però il vero e proprio training avverrà tra una settimana. Quindi voi siete partecipi di una cosa che è assolutamente originale e nuova, non è stata mai forse sperimentata ancora in giro. Esisteva un incubator, una forma che era fatta dalla RIE in Spagna, che adesso è stata modificata grazie all'aiuto di tanti fondatori di comunità che attraverso 20 anni di vita in comunità hanno implementato e hanno migliorato quello che era il format proposto dalla RIE. Però in questo momento voi state partecipando a un workshop che è forse uno dei primi sull'incubator, quindi avete anche la pazienza nei nostri confronti di sapere che noi siamo in fase di sperimentazione e quindi sperimentiamo insieme. Okay. E appunto, per riprendere, visto che Riccardo ha già iniziato ad introdurre quello che è il progetto, è nato questa idea, questo progetto, da un incontro delle reti degli ecovillaggi nazionali, quindi dalla Rive, la Rie, la rete tedesca, la rete olandese. Ci siamo incontrati e si è detto: ma qual è la grossa difficoltà? La difficoltà più grossa è che nascono tanti progetti, ma quanti ne nascono quasi ne muoiono. Perché? Cosa si può fare per evitare che questo succeda? E quindi questo gruppo di facilitatori, ci siamo messi insieme, abbiamo scritto un progetto e poi abbiamo scelto delle persone con più esperienza perché scrivessero un manuale che fosse una linea guida di quello che noi pensiamo dall'esperienza degli ecovillaggi, che in qualche modo è quella più completa perché ti porta a sperimentare veramente tutto, dall'economia al vivere insieme, a come mangiare, a giunta al cesso e chi ci va prima, cioè tutto, qualcosa che possa avere una validità anche per gruppi di transition town, piuttosto che di cittadini attivi, piuttosto che per, che ne so, scuole alternative, qualunque tipo di gruppo che abbia come focus lavorare insieme, la vita di gruppo o il progetto di gruppo. E come ha detto Riccardo, noi anche come vedete dalla nostra presentazione abbiamo delle storie diverse, abbiamo delle cose diverse che abbiamo fatto, e questo secondo me è quello che può arricchire, perché proprio il fatto che non è una formazione stabilita, noi diamo dei punti di riferimento, ma poi è l'individuo con le sue esperienze e le sue competenze ad arricchirlo. Il fatto che noi abbiamo 3 esperienze diverse, in qualche modo pensiamo e speriamo vi possa dare una visione più ampia. Giorgia? Ok, allora, come leggete appunto il titolo, Community Learning Incubation Program for Sustainability, quindi un programma di incubazione per l'apprendimento della sostenibilità nelle comunità. Abbiamo utilizzato il nido proprio per dare l'idea dell'incubatore. Ok, allora sì, iniziamo con un check-in, che è uno dei rituali molto diffuso sia all'interno delle comunità che nei gruppi di lavoro, appunto di chi porta progetti di gruppo insieme. E uno dei, appunto, dei rituali è quello di vedere come ci sentiamo, e lo potremmo fare scegliendo ognuno una carta che può rappresentare il nostro sentire di questo momento. Quindi scegliamo una carta liberamente, cioè guardate le foto, quello che vi ispira, cioè senza pensare a qualcosa, quella foto mi cattura, e poi quando la prendete in mano, che cosa mi ha catturato e magari che cosa mi riporta di questo momento di adesso. Te stavo guardando. Ok, lo traduce. Imparare dalla natura e praticare il sistema di pensare del tutto. Wow, sei una roba esagerata. Mi piace. Tu? Io? Posso dirla con intenzione?
che facciamo una condivisione. Sì. Proprio un minuto, una rama veloce, quindi ho preso questa carta, ho visto la foto, mi ha colpito per questo, mi rendo conto che in questo momento mi porta o mi fa pensare a, mi sento in questa dimensione, perché ho preso questa carta? Nulla accade mai per caso. Una piccola, una grande, che cosa rappresenta? Giro a popcorn. No, facciamo a giro perché sennò poi i timidi hanno meno... Noi siamo inclusivi e quindi vi tiriamo dentro anche se non volete. Iniziare. Io ho preso questa carta perché rappresenta un po' lo spirito con cui sono arrivata in questo workshop. Poco prima che iniziasse avevo la stizza, sono andata a Gianetto, ma Gianni, ma io non sono una relatrice. Non ho mai portato avanti un workshop, sono un po', mi sentivo un po' in difficoltà, soprattutto essendo temi che ancora sto esplorando. Però in realtà ecco quello che volevo portare è questo spirito un po' da bimba nel portare la genuinità, quello che è la mia esperienza, che penso che sia il valore aggiunto più importante sia all'interno della mia comunità sia tutto il bagaglio che ognuno di noi porta, e quindi questo sguardo un po' adulto nell'accettare la bimba che c'è in me, che è questo bellissimo sguardo di questa ragazzina indiana. Destra o sinistra? Sì. Preso questa, volo, libertà, visione dall'alto, attenzione, movimento. Ho preso questa perché dovrebbe essere la più sporca, cioè, cioè quello che tutti cerchiamo di rifiutare il sistema, però, perché penso che la base però non sia quello più forte. Ho preso questa perché mi piacevano i colori e le forme, e in realtà anche perché parla di riutilizzare rifiuti come risorse sostenibili, che è un po' un argomento che mi ha sempre interessato e anche quello che ho studiato all'università, e quindi dovrei fare. Però in realtà era prima per i colori e le forme. Ho preso questa, direi che mi sono fatta un po' influenzare dalla cosa che siamo in cerchio. Io invece ho preso questa qua perché mi dava l'idea di crescita, di seminare, raccogliere qualcosa, nutrire prima di tutto quello che si sta seminando e vederne i primi frutti, quindi non seminare qualcosa con la speranza che prima o poi qualcosa accada, ma con la certezza che sta nascendo, poi magari la vedrò anche albero, però intanto sicuramente vedo che nasce. Ho preso questa persona che medita perché rappresenta un mio bisogno in questo momento, probabilmente, che è quello di essere qui ed ora, e invece la mia mente, quando cominciamo a parlare di queste cose fin da stamattina, comincia a vagare, invece voglio essere il più possibile qui ed ora, poi ci sarà tempo per vagare. Io ho portato questo, ho scelto questa perché le cose non si risolvono per caso, bisogna studiare, capire, progettare, applicare, e poi si può capire se risolvono il problema. E qui stiamo cercando di studiare per imparare a progettare, quindi per il viaggio ci vuole anche questo. Ho preso questo perché penso un po', perché è il mio lavoro, un po' perché penso che dobbiamo andare in questa direzione senza tanto pensarci. Energie rinnovabili, diciamo, in generale. Ho scelto questa perché alzare lo sguardo da quello che si sta facendo può aiutare a connettersi. Io ho scelto questa che è alcune parole che sono appunto Green Building Technologies, dato che adesso appunto ho finalmente il mio terreno, le mie cose da fare, sto già provando. Devo mettere il naso in cosa farlo, come farlo, in che tempi, in che modi, con che soldi, con che tecnologie, quindi questa è la cosa che in questo momento mi sta solleticando. Io ho preso questa perché mi piace tanto l'unione che c'è in questa immagine e anche i colori diversi, perché fa capire proprio che è la diversità che ci porta a costruire, a fare delle cose, la vicinanza anche, sostenersi, esserci l'uno per l'altro.
Io ho scelto questo, dove praticamente viene rappresentato un tendone molto colorato, etnico, dove ci sono persone di colore in piedi, scusa, vicino a delle altre sedute che sembrano di essere i relatori. Ci sono molte persone, sembrano molto attente, sembrano molto concentrate, che vogliono veramente esserci. Io ci voglio essere, questa qua è stata una rappresentazione immediata, come avevo detto. Tu com'è? Dietro? Dietro forse. Vai. Io ho preso due chiavi. Onestamente all'inizio l'ho preso così, poi mi è venuto il fatto che sto cercando di aprire, diciamo, il cuore mio, e onestamente non ci riesco. Voilà. E ce n'è una piccola e una grande, e ho domandato a qualcuno a che cosa, diciamo, potevo rapportarmi, ma onestamente non so dire. Ciao. Io ho preso questa perché mi sono alzata tardi. non è casuale. Avevo troppa roba sulle gambe, non erano molte quelle a disposizione. No, in realtà la leggo magari per Jenny. Practice conflict facilitation, communication and peace building skills. In realtà dopo aver una certa età, quindi dopo aver accumulato tanto sapere accademico e lavorativo, mi sento ora finalmente un po' quasi pronta per poter innanzitutto entrare e esaudire quello che è il desiderio di creare una comunità in cui vivere. E poi, come avete ragionato voi, per riuscire a supportare con questa competenza magari un incubatore per altre esperienze. Quindi mi sento molto affine anche ai percorsi che avete fatto voi tre e su questo. Magari traduci per coloro che non parlano l'inglese, così siamo veramente scusa, inclusivi. Sì, hai ragione. Il percorso della facilitazione attraverso la gestione dei conflitti, la comunicazione, e quindi riuscire a sviluppare competenze di portatori di pace, di approcci che non sono conflittuali, il metodo del consenso, la sociocrazia e quant'altro. Sono sociologa tra l'altro, quindi è un attimino facilitata in questo. Per quale scelte? No, ce n'era tante che mi piaceva di più. Dunque, io ho scelto questa immagine che parla di coltivare la terra e crescersi il proprio cibo. Coltivare il proprio cibo e effettivamente mi fa venire in mente che tanto tempo che viaggio e mi sono sempre presa cura dell'orto degli altri e questa primavera per la prima volta ho messo giù un orto con un caro amico e poi sono ripartita per l'ennesimo viaggio in giro e quindi insomma mi richiamo a questa esigenza molto forte di questo periodo di fermarmi in un posto, coltivarmi il mio pezzettino di terra e mangiare il cibo che ho coltivato da sola. Vai, da pure qua. Io ho preso questa che secondo me è magnifica. Riuscite a vederla? Cioè sono le api che fanno una cosa spettacolare, che è quella di aiutarsi reciprocamente, basta che solo anche una catena, uno di questi manchi e crolla tutto. Io credo che questo sia il futuro, fermamente credo che sia il futuro dell'umanità. E non a caso qui sotto c'è scritto, e questa però è mia personale, costruire network e alleanze per un supporto mutuo, ed è quello che voglio fare fermamente, veramente. Io ho scelto questa qua con i quattro bimbi e l'ho scelta perché sono fermamente convinto che è per loro che dobbiamo comportarci come ci stiamo comportando, per loro e per quelli che verranno dopo di loro, proprio per spostare, come ho detto stamattina, il focus dall'egoismo all'altruismo. Io ho scelto questa. C'è un'immagine dall'alto con un gruppo molto numeroso di persone, la didascalia dice ecovillaggi intenzionali e niente, è quello di cui sono alla ricerca in questo momento, cerco un posto con tante persone, conquistare, condividere un pezzo della mia vita. Io ho scelto questa, con le manine, con le mani delle donnine che scelgono il caffè perché... Vabbè, perché quello con gli uccelli mi è scappato di qua, una di qua, l'altra di là. L'ho presa perché mi piaceva molto, era bella l'immagine. Poi guardandola perché mi piaceva anche tanto
com'è bella questa immagine delle mani che si sono tutte quante insieme, che fanno come un sole, e di com'è bello che ci siano tutti questi chicchi di caffè di colori diversi, e che quello che dà movimento e gioia alla foto sono i chicchi diversi, che quindi c'è posto per tutti quanti. E poi anche perché questa immagine, questa del caffè e delle donne indie che raccolgono il caffè, è un simbolo che conosciamo tutti quanti di com'è c'è la possibilità di fare le cose in modo equo per tutti, se vogliamo. Io ho scelto questa perché è un'immagine molto bella, dove si vede la geometria e l'architettura vegetale e di quanto ci abbiamo da imparare dalla natura e quanto dobbiamo, quello che poi è scritto, praticare con un pensiero sistemico, una visione olistica diversa. Voilà. Io ho preso questa perché anche io mi sono alzata tardi, allora fra quelle rimaste ho detto vabbè, almeno la roccia è sempre un bel soggetto, la roccia dà una bella idea sempre di stabilità, poi in questo caso anche di equilibrio, perché una grossa roccia che si regge su un punto abbastanza piccolo. Poi ho detto vabbè, ma perché ho preso questa carta? E la frase dice, infatti chiedo aiuto per l'inglese, perché dice trovare le forze, le debolezze e i leverage points, sarebbero i punti di equilibrio, punto di forza, in tutte le aree. Allora questo mi piace, perché soprattutto penso che dobbiamo essere in grado sempre di affrontare le contraddizioni, perché non c'è una realtà perfetta, non costruiremo realtà perfette, per cui le contraddizioni, i punti di equilibrio fra forze e debolezze che si intersecano comunque. E mi viene in mente una frase che era anche un motto alchemico, che è saper distinguere la pula dal grano in qualsiasi tipo di realtà, in qualsiasi tipo di situazione, anche apparentemente idillia. Così giovane e così saggio. Non sono tanto giovane. Dal mio punto di vista sì, te lo assicuro. Io ho scelto questo uccello con un semi. Io vedo il nostro nuovo progetto, abbiamo messo un semi con un bel uccello con gioia e molto sì, io vedo in questo uccello le visioni e mettere i semi per andare. Io quando stendevo le carte ho visto subito questo e quindi mi sono lanciato immediatamente sulla carta prima che la rubasse qualcun altro. E poi è strano, no? Perché rappresenta tipo dei guerrieri, qualcuno che è tipo in contrapposizione con qualcosa, e non è di solito il mio stile di affrontare le cose, no? Però poi dopo ho letto e dice impegnarsi attivamente per proteggere la comunità e la natura. E in realtà è proprio esattamente in questo momento mio, all'interno della nostra comunità, sto avendo proprio questo ruolo. Sono successe un paio di cose, una che riguardano proprio la comunità a livello relazionale e uno proprio dal punto di vista naturale, c'è stato un incendio di una discarica. E quindi mi sono preso, in questo momento sto proprio attuando quel ruolo di protezione della mia comunità, sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista del dramma naturale che ci è successo. Quindi per il momento mi sento guerriero. Grazie, era bello sentire anche come stavate con voi, e questo è un modo normalmente che si usa, come diceva Giorgia, per riconoscerci, guardarci un po' in faccia, no? Oggi mi alzo, facciamo un incontro, ci incontriamo, dobbiamo prendere delle decisioni, ma come sta la persona lì accanto a me? Non sei solo lì per fare qualcosa di concreto, e noi andremo a vedere proprio questo, dove mettiamo le nostre azioni e che effetto hanno. Diamo uno sguardo al Giorgio. Allora, io comincio e poi Giorgio e Riccardo integrano la mia parte.
bello, cerco di essere breve, però non mi piace molto chiacchierare. Comunque, questo gruppo di facilitatori ci siamo incontrati tutti insieme, abbiamo fatto diversi incontri e cioè, che cos'è importante, no? Perché, che cos'è importante negli ecovillaggi? Perché è importante che cosa? Inizialmente abbiamo deciso di partire da quella che viene definita la Gaia Wheel, quindi la ruota di Gaia. Gaia è sia terra, ma è anche in questo caso un'organizzazione che nasce dalla rete degli ecovillaggi europei per portare educazione su quello che si fa negli ecovillaggi. E si è fatto un'analisi e si è detto, beh, di solito gli ecovillaggi funzionano con... c'è una parte sociale, quindi ci prendiamo cura delle relazioni, e i conflitti che ce ne abbiamo sempre tanti, e persone che vanno e vengono dalla comunità, come gestire queste cose, quindi tutta la parte interna di relazione sociale. E negli ecovillaggi si cerca almeno di fare un gran lavoro su questo, poi a volte ci si riesce di più, a volte come vedrete ci si riesce di meno, però l'intento c'è. Poi c'è la parte ecologica, se no non ci chiameremo ecovillaggi, ci chiameremo villaggi di qualcos'altro, no? Quindi eco, che cosa significa eco? Quindi la parte agricola, la parte di permacultura, la parte anche di rinnovo delle case seguendo un certo tipo di rispetto per la natura, quindi come ha spiegato anche oggi Riccardo, materiali naturali che non abbiano un impatto sull'ambiente troppo forte. E poi c'è la parte economica, che facciamo tutti fatica ad andare avanti, ma come si può fare in maniera diversa da quella che conosciamo e che siamo abituati e che porta un po' il timbrino del capitalismo di giorni nostri. E poi, come qualcuno ha anche detto prima, c'è la visione del mondo, quello che succede fuori dalla mia comunità, quindi ci sono diversi livelli, lo vedremo poi come sono rappresentati qua. E io mi muovo poi. E quindi abbiamo la parte di visione del mondo che va da quello che è il mio vicino al territorio locale, al territorio nazionale, al territorio ancora più ampio. E ovviamente per creare questo ci vuole rete. E anche lì, che cos'è la rete? La rete, dal mio punto di vista personale, è una connessione, ma una connessione che si va nel progetto, si va nel sogno, ma se non viene da qua, se non c'è quella parte di emozione, di conoscersi, di contattarsi, come succedono per esempio qui, tanti siamo venuti qui, io in primis, per sentire la connessione con le altre persone che sono nel mio cammino, che fanno questo tipo di percorso che sto facendo io. E quindi guardare al mondo da questa visione. Però abbiamo detto, ma non basta, cioè non è solo questo, perché realmente sostenere un gruppo, queste sono quattro aree all'interno delle quali ci muoviamo. Ma è molto più complessa la realtà, è multidimensionale, ha tanti livelli. Da dove parte un gruppo? Da un'intenzione, da una motivazione che mi porta, mi conduce a fare qualcosa. Però io ci porto il mio. Io sono un individuo con tutto il suo bagaglio, tutto il suo passato, tutta la sua, scusate, merda, che è un'ombra. E io quando la porto nel gruppo porto la mia parte solare, ma porto anche la mia parte ombra, quindi l'individuo, che va a comporre in noi, che è la comunità. E nel noi ci sono tutti i diversi, le diversità dell'individuo. Per tenere tutto questo insieme, e quindi abbiamo bisogno dell'intenzione, che è la motivazione, la mia persona, quello che compongo insieme agli altri in noi, ma ho bisogno anche di una struttura, di qualcosa che mi permette in qualche modo di funzionare in maniera soddisfacente per tutti. Perché se no non ci chiameremo intenzionali, ci chiameremo qualcos'altro, se metto l'intenzione di fare un gruppo, di fare una comunità. E poi c'è la parte pratica, perché senza la parte applicativa, pratica, delle azioni che mi portano, l'agricoltura che mi porta il cibo, non mangio. Quindi abbiamo visto che ci sono tutti questi livelli. Adesso li andiamo ad esplorare insieme per vedere che cosa è importante, che cos'è l'intenzione, come si sviluppa l'intenzione di un gruppo, come la possiamo sostenere. Noi partiamo dall'individuo. C'è stata un po' una disputa se mettere al centro di questi cerchi l'individuo o la comunità. E alla fine il gruppo è arrivato alla conclusione che era bello fare un cerchio che rappresentasse la comunità con un cerchio al suo interno che rappresenta l'individuo. Cioè un po' come lo yin e yang, qualcosa di complementare. Perché non esiste comunità se non ci sono appunto tutti gli individui con il loro bagaglio, con tutto quello che portano e viceversa.
Come individuo abbiamo individuato 4 elementi che compongono, appunto, per schematizzare estremamente l'individuo, e sono le attitudini, l'esperienza personale, i bisogni personali e le abilità e competenze. Quindi come facciamo noi, che arriviamo con tutto questo bagaglio, a relazionarci con la comunità, che rappresenta quindi un'identità, uno spirito di gruppo? Deve avere una cultura di comunicazione, cioè come comunichiamo, ci relazioniamo tra di noi e come facciamo sì che questi scambi siano piacevoli e ci arricchiscano, e che quindi siano all'impronta della gioia, non soltanto delle difficoltà relazionali, dei conflitti che sono usuali, ma come facciamo appunto a comunicare e rendere più piacevole la nostra vita insieme. Quindi abbiamo individuato all'interno della comunità questi elementi, e poi c'è un piccolo focus a parte sulle relazioni amorose, che spesso causano anche quelli situazioni difficili da gestire. Le relazioni amorose sono viste come delle piccole comunità all'interno della comunità, quindi piccoli nuclei che si devono relazionare tra di loro con tutto quello che comporta, anche a livello strutturale. Non so, per esempio, ci sono famiglie che preferiscono cenare insieme, avere quindi più una vita di famiglia indipendente rispetto alla comunità, e comunità in cui invece, per esempio come la nostra, in cui tendiamo a condividere anche tutti i nuclei familiari, condividono i pranzi, le cene, i momenti di condivisione insieme. Però ecco, alcuni ecovillaggi, alcune realtà si sono focalizzati parecchio su questo tema, perché è veramente uno dei punti caldi delle comunità. Delle bombe esplosive. Esatto. Per esempio c'è la comunità di Tamera in Portogallo, Zeg in Germania, che ha cercato di sviluppare proprio degli strumenti per affrontare quelli che sono i sentimenti e le emozioni che si risvegliano nell'affrontare un relazionarsi continuo con tanta gente, quindi non solo all'interno della coppia ma anche all'esterno. Quindi hanno inventato i forum dove ci si può appunto manifestare, raccontare, esprimersi in uno spazio protetto, piuttosto che certi emozionali, modalità di ascolto profondo e condivisione profonda. Sì, magari andiamo a vedere un attimo insieme. Secondo voi, per esempio, che cos'è un'attitudine che un individuo porta nella comunità? Quali sono le attitudini? Che cosa vuol dire attitudine? Perché se no qua ci tiriamo le parole così, io vorrei che se avete domande, se non capiste, che la costruissimo insieme, perché è il vostro sentire. Un modo di fare, cioè, se pensiamo anche ai nostri progetti personali, no? Che qual è un'attitudine, un qualcosa che io porto anche nel mio progetto? Fai anche degli esempi, così cerchiamo di andare sul pratico. Beh, le competenze, le cose che uno sa fare, se io faccio le attitudini, un modo di vedere la vita, le cose che uno vorrebbe piacevolmente fare, sì. Anche molto più pratico, non so, in casa mia, in casa nostra. Sì, cioè io pulisco spesso perché ci tengo che sia tutto in ordine pulito, questa è un'attitudine. Certo. Anche come si affrontano le cose, c'è chi è più razionale e vede collegamenti più di questo tipo, c'è chi è più emozionale, quindi integra rispetto a tutto razionale. Quindi magari la capacità di ascolto, sì, chi è più sensibile, più empatico. Chi è tutto, bisogna fare, chi è invece magari più quello calmo, quello più... Voi insistete parecchio sulla comunità, ma c'è anche il processo inverso, cioè quello che la comunità è capace a dare all'individuo. E mi sembra che vi sviluppate su un'ellisse, diciamo, aperta, ma l'ellisse si può vedere anche che va verso il centro, perché la verità e l'opposizione di questa verità praticamente stanno sempre insieme. In realtà il buono e il cattivo in natura non esistono. Esattamente. No? Questo per cui la comunicazione vista in assoluto è una cosa che impedisce la comunione, cioè il ritorno all'individuo. Mi sembra un po' una forzatura tutta verso la comunità, non c'è equilibrio. Non c'è una via di mezzo, diciamo, tra individuo e comunità, con un rapporto, diciamo, di scambio, di verità, diciamo, da una parte e dall'altra. Sì.
Sì, io mi ricordo quando cercavamo di creare il disegno di questo progetto, l'idea iniziale era la spirale che partiva dall'individuo e si allargava alla comunità, però poi la spirale diventava inversa e quindi dalla comunità ritornava all'individuo. È un po' questo, penso, il concetto che vuoi portare, e ne eravamo coscienti di questa cosa. Quello che sento che è molto difficile in questo progetto è il fatto che sia l'individuo sia la comunità sono degli esseri unici e irripetibili, non c'è un altro te, non c'è un altro lui, siamo tutti unici e irripetibili, come la comunità stessa. Io non ho mai conosciuto una comunità che sia uguale all'altra. Quindi il fare un succo del discorso e trovare dei punti che sono simili a tutti diventa un po' complicato, no? Quindi il riconoscere il fatto che siamo unici e irripetibili e la comunità è unica e ripetibile, fa in maniera che il facilitatore in questo tipo di programma deve essere totalmente aperto al sogno di questa comunità, all'indirizzo che prende questa comunità, che sarà comunque unico e ripetibile. Quindi non c'è un programma fisso, nel senso tu come comunità per essere di successo dovrai fare dalla A alla Z, ma è un intersecarsi di opzioni e di possibilità. Ed è proprio la bravura del facilitatore di portare quel gruppo e quell'individuo a realizzare i propri sogni nella totale libertà e nell'espressione d'opinione, perché sarà sempre un sogno e un obiettivo unico e ripetibile. Sì, ma se non ci abbiamo praticamente la coscienza di che la comunità è una cosa e la comunione è un'altra cosa, dentro la comunione c'è il sogno, ci stanno le proprie paure, quello che uno è, no? La domanda però era sull'attitudine. Mi sembra uscendo sì, molto, no? Sì, però mi sentivo di fare un piccolo intervento su questa cosa, perché secondo me ha toccato un punto importante, questa tensione continua che c'è, positiva, tra io, individuo, e comunità, nel senso che spesso cerchiamo di creare un'identità di gruppo, uno spirito di gruppo, quindi di sentirci un po' tutti appartenenti, in qualche modo entrare dentro la visione che sentiamo della nostra comunità, però in realtà la comunità, il vero valore della comunità è quello di valorizzare tutte le diversità, e c'è sempre questa continua tensione tra io che voglio portare la mia idea e il misurarmi tra il mio benessere e quello che ritengo soddisfare i miei bisogni, che poi fanno appunto i bisogni personali, sono una parte importante, muove ogni azione nostra, è quello che sento che è il bisogno collettivo. Quindi questo io e comunità è una continua tensione in entrambe le direzioni, la comunità verso di noi e noi verso la comunità, è una doppia freccia. Non so se era... Penso che se ci dai un attimo il tempo di farti vedere quello che... Mi piace molto la tua, quello che porti, però mi piacerebbe che prima riuscissimo a dare una visione un po' più globale, in modo che quando ci dai il feedback, ci dai la tua opinione, non sia sulla singola cosa. Ovviamente ti sto dicendo una parola e non ti posso aver dato la visione intera di quello che è, quello che stiamo portando. Se riesci a trascriverti questi punti che ti vengono e alla fine dici sì, è vero, ancora mancano e me li porti, questo è il modo in cui io posso integrare insieme agli altri la visione che c'è anche da fuori, perché noi non abbiamo assolutamente la presunzione di sapere dare risposte. Stiamo cercando di mettere insieme quello che è la conoscenza e l'esperienza che c'è in questo momento a livello europeo in una specifica rete. Al di fuori di quella rete c'è un altro mondo di conoscenza. Quindi quello che arriverà come feedback che noi sentiamo di poter integrare sarà ben integrato. Adesso mi piacerebbe che fossero più domande che magari osservazioni. E le osservazioni e lo spazio l'abbiamo già dedicato verso la fine, proprio perché ci possiate portare quello che voi sentite. Spero che non suoni arrogante, però è un po'... Se no ci perdiamo e finisce che chi magari è venuto per prendere qualcosa non prende niente e c'è un po' di frustrazione. Quindi mi piacerebbe cercare di ascoltare tutte le voci per poi mettere insieme quello che può essere il meglio per ora per un gruppo, che non vuol dire il meglio in assoluto. Il meglio in assoluto per me non esiste, e la perfezione è la nemica del buono. Allora, comunque ci sono altre domande fino a qui? Per l'attitudine, il tema di cui... Sì, stavamo un attimo vedendo quali sono le attitudini che noi portiamo, no? E la cosa del capire che noi entriamo in un gruppo con... Lei ha detto, a me piace pulire, anche a me. A me piace che le cose siano in un certo ordine, che abbiano... Questo impedisce magari la fluidità di altre persone.
quindi io porto qualcosa nel gruppo e al tempo stesso quando parlo dell'esperienza personale, ognuno di noi ha la sua storia. Io ho perso la vista da bambina, ho fatto un certo percorso, in quel percorso ho avuto vittorie, sconfitte, dolori, celebrazioni. Quando entro in un gruppo ce l'ho tutto qua dietro. E quello che dice Arnold Mindel nell'Arte del processo o Democrazia profonda dice: noi dobbiamo imparare a bruciare la nostra legna, questo accumulo di cose che ci portiamo dietro, metterla nel fuoco e guardarla mentre brucia e capire da dove viene. Perché il lavoro dell'individuo è riconoscersi, sentirsi, capirsi. E di nuovo, il mio bisogno. Io ho dei bisogni, vado nel gruppo e dico: perché io voglio che sia tutto in ordine, perché non ci vedo, se no mi inciampo. Che cos'è il mio bisogno? È che magari ci siamo accordati che viviamo insieme, tu sai che io ho una disabilità e in qualche modo mi devi sostenere, perché sennò sono meno funzionale di te. Ma il mio bisogno deriva da un mio disagio. Nel momento in cui trovo cose in giro, mi fanno inciampare, mi sento a disagio, mi sento che non posso muovermi nello spazio e quindi e mi sento attaccata. È come se io sentissi che l'altra persona non mi ha rispettato, non mi ha visto, non ha preso in considerazione l'accordo che abbiamo fatto, e allora sei così, allora sei quella, no? Quando un mio bisogno non viene rispettato, spesso questo è quello che succede. Quando si lavora nell'individuo e l'importanza di vivere in una comunità con consapevolezza di chi siamo e di che cosa portiamo, è proprio questo. Di dire: ok, mi voglio mettere in relazione con gli altri, ma mi dovrò anche capire chi sono, che cosa sto portando, qual è l'energia che metto. Se io spingo Giorgia così, che energia sto mettendo? È un'energia aggressiva. Allora, o lo so, ma se io penso che questo sia uno scherzo, probabilmente farò incazzare Giorgia, esatto, e quale sarà la sua reazione, e quindi entriamo in conflitto. Ed è veramente capire l'importanza, quindi quello che si dà spesso, almeno negli ecovillaggi diamo abbastanza importanza, è proprio l'individuo, andare a lavorare su noi stessi. Perché se noi pensiamo di poter entrare in comunità così come siamo, e che gli altri mi prendano per quella che io sono, vai a casa. Con tutta, cioè, proprio tutto l'amore del mondo, vai a casa. Perché nessuno ti potrà mai prendere totalmente perché quello che sei, tantomeno se tu non sai esattamente cosa stai portando. E soprattutto per vivere insieme, io smusso un po' di qua e tu smussi un po' di qua. E cerchiamo di trovare quell'armonia che ci permetta di stare insieme. Poi sono tutti, mi sono dimenticato. Abilità e competenze. La parte più pratica, diciamo, quello che possiamo portare. Ma anche lì, abilità e competenze, che cosa sono? Quali sono le abilità o competenze che l'individuo porta? Sono solo pratiche? Sono solo morali? Cioè, come valuto le competenze e le abilità di una persona? Cioè, io come individuo posso avere 1000 competenze, 1000 capacità, ma me ne possono mancare altre 1000, oppure mi sembra di non averne e quindi mi nascondo, no? Faccio il timido, mi metto dietro, ma io ci sono e la mia presenza la porto lo stesso. E quando la porto nascosta, non la guardo, non la sento, non la riconosco, io per prima, e mi sento insicura, ogni volta che l'altra persona, per sbaglio, per un motivo qualsiasi, non mi farà il complimento, brava che sei, penserò, ecco non mi ha visto, ecco non mi ha considerato, ecco. Quindi è veramente tante volte chiedersi: se io mi sento non riconosciuta da qualcuno come persona, mi sto riconoscendo quella cosa che chiedo agli altri? E se sì, come? Qual è il riconoscimento che vi do? Vi capita? Cioè, vi risuonano queste parole? Vi sentite in qualche modo? Sì. Io vorrei chiedere qualcosa al gruppo. Potrebbe essere interessante se adesso vedete nel cerchio dell'individuo, no? Attitudini, esperienza personale, bisogni personali, abilità e competenze. Pensate che manchi qualcosa? Penso alle paure. Le paure. Perché potrebbe essere interessante integrare qui e vedere se manca qualcosa, utilizzare anche la coscienza collettiva per vedere se... Funzionamenti e paure.
Sì, sicuramente la parte d'ombra nell'esperienza personale. Allora, io lo metterei nell'esperienza personale, perché proprio lì, da dove viene la paura? Che cosa ha scatenato la mia paura? Io forse metterei emozioni. Emozioni, perché quelle in effetti non fanno parte né delle abitudini né delle, è una roba insita nell'essere umano, non è un bagaglio che porto, e dalle emozioni capisco anche i miei bisogni spesso e volentieri. Quindi potrebbe essere accanto ai bisogni come emozioni, se ti sembra. Sì. Un campanello d'allarme spesso di bisogni non ascoltati, non soddisfatti. Penso che è interessante, però l'emozione non è una cosa stabile, nel senso che oggi posso avere un'emozione di rabbia e è un po' difficile catalogarla dentro a un individuo, nel senso che le emozioni mie cambiano, sono molto variabili. Beh, anche i bisogni variano. Anche i bisogni variano. Anche le abilità, tutto varia, anche l'attitudine. È in base ai bisogni, è un po'. Come ha detto Jenny. Se voi notate, almeno nel modo in cui io vedo questa cosa, non io ho una cosa che viene da un mio bagaglio personale. Perché probabilmente, io per esempio, vi porto il mio esempio proprio pratico, che io ho l'atteggiamento di chi arriva, spa, senza problemi. Perché? Perché non vedendo nella vita, se volevo riuscire a fare le cose, dovevo essere molto chiara su quello che volevo, spesso la gente non lo capisce, perché voi non lo vivete, e se io te lo devo spiegare, o ci metto 2 giorni ogni volta, o ti arrivo così, spa, è questo che voglio. Quindi il mio atteggiamento è dritto, viene da questa mia esperienza personale di non vedere, da tutte le difficoltà che ho vissuto nella vita di dover spiegare questa mia difficoltà, questo mio bisogno, e il mio bisogno è di poter fare le cose che senza vista non riesco a fare, e quindi ho bisogno della tua presenza e del tuo aiuto. Io però come competenze, come abilità mie, ho la chiarezza, ho la direzione, so cosa voglio, so come andarmi a prendere, ho bisogno che tu mi ci accompagni, quindi ti chiedo, oh, mi porti? Questo per darvi un esempio di che cosa a volte vuol dire quando parliamo dell'individuo. Io vado a vedere un mio atteggiamento. Da quale tasca, il mio zainone dell'esperienza personale, può venire quel mio atteggiamento? E che bisogno porta fuori quando sono nel gruppo? Quindi è proprio andare in introspezione, guardo il mio atteggiamento esterno, vado dentro nel mio passato, nella mia storietta, così me lo vado a vedere e dico, oh, sta roba qua mi fa sì che io chieda quella roba lì per sentirmi a mio agio, per riuscire a stare meglio nella comunità. Ma senza questa consapevolezza spesso arriviamo dalle persone e pensiamo che io ho sentito molti di voi, sono fermamente convinto. Bello, molto bello. D'altra parte ti dico, sì, ma se vieni nel gruppo con me, anch'io sono fermamente convinta. E se siamo tutti fermamente convinti, spapamma testate ci prendiamo. Allora sì, credo che questo sia il passo giusto, ma mi metto a disposizione di sentire anche i bisogni degli altri per vedere se magari posso espandere il mio, posso ampliare la mia visione, no? A volte come attitudine mi viene da pensare anche a delle reazioni, che a volte siamo abituati ad avere un bagaglio di reazioni, cioè come reagiamo a degli input X, che poi diventano il nostro carattere in un certo senso, una somma di reazioni. C'è questa, lo leggevo questa frase di Lao Tzu, che diceva, guarda i tuoi pensieri, diventeranno parole, guarda le tue parole, diventeranno azioni, guarda le tue azioni, diventerà il tuo carattere, diventerà il tuo destino. Perché entriamo dentro e la comunità ti dà proprio la possibilità di vedere come potresti agire anziché reagire in modo molto più consapevole. E questa per esempio la vedo come serie di attitudini che abbiamo un po' accumulato nel tempo. Alcune sono insite nel nostro carattere, altre sono nate dall'esperienza e dalle vicende che abbiamo vissuto. L'ho nominata prima fotografa. Qualcosa che poi c'è anche la mente che viaggia, cioè... Noi ogni cosa, cioè abbiamo gli schemi mentali, no? Spesso interpretiamo quello che ci succede non in base a com'è, o soprattutto i comportamenti delle altre persone, no? E spesso nasce il conflitto proprio da questo, perché tu fai una cosa, io ho il mio schema mentale, ah no, tu vuoi fare questo. No, invece di chiamarlo schema mentale, invece di chiamarlo schema mentale, giusto per fare un po'. Ritorno anche a queste cose, no? Quindi collegarle, fa parte del mio bagaglio personale,
perché da lì viene. Non dipende sempre, cioè non viene sempre, come dire, dal passato lo schema mentale. Te lo crei. Uno può anche avere lo schema mentale semplicemente perché, come ho detto all'inizio, la mente viaggia di suo e quindi irrazionalizza. Cioè io vedo un tuo comportamento e lo prendo in quel modo. Non perché magari c'è un passato che mi porta, può succedere anche che quel tuo comportamento mi richiama un passato, però può essere anche semplicemente che la mente viaggia. Cioè io ti interpreto in quel modo e quindi guai se tu dici no, io in quel tuo schema non ci rientro. Sì, è un po'. È a cavallo tra attitudine e esperienza personale. Secondo me questo si potrebbe ricollegare ai valori e alla visione del mondo. Cioè, nel senso, io interpreto le cose in una determinata maniera, che ci prende in cuore la cultura rispetto alle esperienze. Ma è questa, l'esperienza personale è anche legata alla storia, però. È tua, ma la tua storia, tu dove sei cresciuta, in che contesto sei cresciuta, in che famiglia sei cresciuta, in che scuola sei andata, che televisione hai visto, che giornali hai letto, che viaggi hai fatto, sì. È tutto, per questo ti dico che lo schema mentale sì, ma lo schema mentale mi arriva da qualcosa che in qualche modo ho toccato e che quindi è diventato una parte, quanto piccola o grande, ma di me e della mia esperienza di persona che sono. Però l'esperienza personale è tutto, allora certo. C'è anche l'abilità, le competenze, i bisogni, cioè tutto è quelli sono sì, quelli sono per il modo in cui per esempio li abbiamo disegnati, sono un po' il risultato, no? È come se l'esperienza personale fosse quello che in connessione sempre con le altre cose però fa uscire le mie competenze, il mio bisogno, la mia attitudine. Io, cioè, se la dovessi pensare, disegnare, ve lo dico anche proprio da un punto di vista, io faccio altri tipi di facilitazione come la democrazia profonda o altre cose e spesso è quello che l'individuo è al centro e noi non ci rendiamo conto di come tutte queste cose influenzino quello che io sono ed è per questo che le chiamiamo il nostro bagaglio personale, bagaglio o esperienza, poi le parole spesso sono limitanti dal mio punto di vista. Però c'è anche da dire che è molto lineare la situazione, nel senso che se uno ha un bagaglio di esperienza, questa non ci sono delle discontinuità. Le discontinuità ci sono quando ci sono dei traumi, dei problemi grossi per cui ti cambiano la vita, ma se no tu pensi di cambiare ma non cambi. Continui a fare quello che facevi prima in modo diverso ma in maniera lineare. Molti filosofi non sapevano la cosa. La mia esperienza è così, quella cosa. Ci faccio i conti con quella che avevo io. Posso chiedere di non entrare in dibattito, una cosa che si cerca di evitare è il dibattito, perché il dibattito estende e porta invece di dire, ah sì, è vero, io sento questa cosa che è così, però guardo e dico, beh è vero, c'è chi la pensa come i filosofi da quell'altra parte, la nostra diversità, in quello che pensiamo, in quello che sentiamo, è lì, dobbiamo sentirci, ascoltarci ed essere curiosi l'uno dell'altro, perché se no ci contrapponiamo sempre. Un'altra cosa che si dice che il facilitatore deve essere assertivo, saper muovere le cose senza essere troppo autoritario. Se divento troppo autoritario, te lo dico sapere. Io. Io tra le caratteristiche dell'individuo ci vedo anche i sogni e le motivazioni personali. Che poi vanno, le motivazioni vanno un po' ad alimentare la intenzione, la propria individuale che poi sposa quella della collettività, della comunità. Però sì, mi piace che ci sia anche questo. A me mi viene una domanda, cioè mi continuo a guardare sto schema, ci abbiamo lavorato sopra, però continuo sempre a pormi domande su questo schema. E la cosa interessante, secondo me, è come l'individuo e queste parti dell'individuo, cioè l'attitudine dell'individuo, vada poi a influenzare la comunità. Quindi una serie di attitudini individuali creerà un tipo di comunità che ha una certa attitudine, immagino. O un insieme di bisogni personali differenti creerà una comunità che cerca di soddisfare. Quindi questa relazione tra individuo e comunità, c'è un cerchio lì che le separa, ma in realtà non sono separate, perché se tutti abbiamo il bisogno di protezione saremo una comunità chiusa,
o se tutti abbiamo un determinato tipo di bisogno, la comunità si adatta a quello che è l'individuo. Però anche viceversa, mi viene da dire, no? Che magari ci aiuta a curare alcune attitudini nostre che sentiamo non sane, che non ci appartengono, ma vengono appunto da tutto un bagaglio della nostra famiglia e le sue esperienze, e che la comunità ci aiuta a smussare, a vedere, accettare intanto e poi a lavorarci su. Sì, quindi penso che quello che è interessante è questo flusso, sì, tra l'individuo, la relazione con la comunità, come si trasforma la comunità in relazione all'individuo e come si trasforma l'individuo in relazione alla comunità. Come uno specchio. No, volevo dire come uno specchio, mi sembra che rappresenti abbastanza questa immagine. Infatti quello che diceva il signore prima, per me, cioè l'individuo nutre la comunità e la comunità nutre l'individuo, cioè io non ci sento una separazione, non ho bisogno di qualcosa in mezzo, perché secondo me è proprio un flusso che vivo in comunità, mi porto dentro, la comunità mi massacra e io cresco in maniera diversa, ritorno dentro quella nuova forma, mi rimassacra e ricresco e via. Ogni tanto ti abbraccio o ti massacro sempre? Coccola, la riempie di coccola. Perché se no... Ma massacrare non è necessariamente fisico o che mi massacrano a livello mentale, no? Io per esempio, il fatto stesso che viaggio tanto, spesso sono da sola, che mi trovo quando una persona è super carina, ha un atteggiamento veramente accogliente, in qualche modo massacra quella protezione di guerriera che io metto davanti. Certo. E quindi in qualche modo mi va a toccare, non è che mi hai fatto male di per sé, però sei andato a smontare delle cose, no? E quindi il massacro è il cambiamento. Io uso la parola massacro perché mi dà proprio l'impressione che vado a togliere, no, le cose, vado a rompere degli schemi rigidi, però può avvenire in tanti modi diversi, non necessariamente. Io metterei al centro dell'individuo forse la coscienza. Io metterei quella linea magari più definita con credenze, cioè ovvero come l'individuo, ovvero come la coscienza si proietta sulle proprie credenze, sulla propria rappresentazione della realtà. E è bellissimo quello che ha detto Riccardo prima, che quindi quello che io proietto sulla mia realtà, cioè come mi vedo, in realtà è come io vado a rappresentare, quindi a creare anche la comunità, ed è anche il contrario, perché la comunità sono gli individui, no? Cioè gli individui, quindi come vengono visti, cioè come l'individuo vede la comunità e quindi vede se stesso all'interno della comunità. È bellissimo questa membrana, Greg Braden ci farebbe una poesia di questo. No. Poi vorrei introdurvi un concetto sempre dell'arte del processo, della democrazia profonda, che secondo me è molto bello e molto interessante, e dice, visto che stiamo parlando del noi come gruppo, il noi come gruppo è un insieme di individui, ma in qualche modo gli individui vanno a canalizzare dei ruoli, vanno a prendere dei ruoli nella comunità, o nel gruppo, nel progetto, nell'azienda, no? Cioè, se io ho un ruolo, ad esempio nella rete europea ho il ruolo di direttrice generale, quindi in un certo senso io sono quella che come ruolo deve avere la visione globale, deve riuscire a toccare le persone, sentire cosa sta facendo questo, quello, questo è rete di qua, questo è rete di là, no? E mi porta ad un certo tipo di ruolo. Questo ruolo così fluido che io ho, dall'altra parte deve avere qualcuno di più rigido, perché altrimenti l'organizzazione crolla. Quindi spesso, anche quando viviamo in comunità e vediamo le persone atteggiarci in un certo modo o essere qualcosa, magari durante la riunione, magari quando stiamo facendo il lavoro pratico, e quello non necessariamente quell'individuo è sempre quella cosa, perché spesso il gruppo ci porta a prendere delle polarizzazioni, delle posizioni forti, no? Di dire, minchia, questa qua gira tutto il mondo, ci abbiamo 25.000 medaglie, ci abbiamo i volontari che arrivano da fuori, devo stare in ufficio, devo lavorare tutto il giorno, perché sennò come fa la gente? E io dall'altra parte che vado di qua al progetto, allora facciamo questo progetto insieme, facciamo questo progetto insieme, ah sì, hai questo problema, allora ci deve essere, questi due ruoli devono sapersi bilanciare, che se ci fosse solo uno o solo l'altro è quando diventano difficili da gestire poi. E anche lì, nel momento in cui uno di questi ruoli lo sentiamo troppo rigido, significa che o dall'altra parte c'è qualcosa che non va. Quindi cerchiamo anche di spersonalizzare a volte, quando siamo nei progetti, l'atteggiamento che una persona porta è sì tutto questo che abbiamo detto dell'individuo, ma l'individuo si prende anche
cioè quello che la comunità porta o non porta, e in qualche modo noi diventiamo ricettori. Se riusciamo a vederla in questo modo, ci aiuta tantissimo a non arrabbiarci con le persone, a dire, aspetta, questo si sta comportando così, ma forse, fammi vedere un po' le dinamiche che sono successe ultimamente, c'è qualcosa che manca, e quindi riusciamo a sostenere il processo, a guardare il conflitto, la difficoltà, la dinamica della comunità in maniera diversa. Io mi aggancio a quello che sta dicendo Gianni perché è importantissimo. È il discorso di capire all'interno della comunità se questi ruoli sono bilanciati. Cioè, nel senso, c'è una comunità magari che è particolarmente focalizzata sulla visione. Anni e anni pensando a quello che devono fare, ancora non c'hanno la terra, niente, non sono organizzati, però riunioni e riunioni su questa visione, no? E poi vedi che mancano degli elementi, dici ma dov'è l'organizzazione, dove sono le relazioni vostre, avete mai cucinato insieme, avete mai fatto. Quindi il discorso è cercare di arrivare al succo proprio di questi elementi che sono fondamentali all'interno sia dell'individuo sia della comunità per avere una comunità sana. E quindi capire se sono tutti super lavoratori, super organizzati e poi magari a livello di relazioni umane non si parlano, salutano, grazie, arrivederci, buongiorno, quindi c'è da lavorare magari sulle relazioni, oppure magari un esempio che possiamo fare noi, bellissimi, super, super differenti e con relazioni molto profonde. Però poi quando andiamo nella visione, uno vorrebbe l'agriturismo, l'altro vorrebbe solo comunità, l'altro. Quindi cercare di trovare quegli elementi basici che, se stanno in equilibrio, fanno in maniera che il progetto funzioni bene. Quindi l'abbiamo divisi anche per colori, l'azzurro, il rosso, di vedere un attimo questa comunità è tutta rossa, è tutta incentrata su quella parte lì, però vi state dimenticando di quest'altra parte, e se camminate solo in quella direzione lì, prima o poi affondate perché manca la parte delle relazioni e la parte dell'organizzazione. Quindi il segreto di questo programma è cercare di capire quali sono questi punti fondamentali che servono a mantenere un equilibrio sano all'interno della comunità. Alcuni rituali importantissimi, giochi e momenti di condivisione come quello che proporremo adesso. Riccardo. Non c'è comunità se non c'è celebrazione e godimento condiviso. Cosa vuoi proporre per farci divertire? Poi sei bravo con giochi. Dobbiamo tirare un po' sulle sì, okay. Stiamo chiacchierando. Sì, facciamo una cosa un po' più di movimento. Allora, in questo momento abbiamo praticamente visto che ci sono differenti opinioni. Il signore diceva la sua, chi diceva quell'altra, secondo me si aggiunge una cosa, secondo me si aggiunge un'altra. E quindi bisogna all'interno della comunità sapere ascoltare, vedere gli indirizzi differenti delle persone e abbracciare la differenza. Ok? Questo può essere fatto a parole, però ci sono anche delle maniere meno vocali e meno mentali di fare tutto questo, e le potremmo fare attraverso un giochino. Quello che vi vorrei chiedere è di togliervi le scarpe. Mettete tutte le scarpe al centro. Io non ce l'ho. Chi non c'ha le scarpe non gioca. Perché noi siamo inclusivi. Chi è che non c'ha le scarpe? Io non c'ho le scarpe. Tu. Ne ho preso uno. Allora, tutte le scarpe dentro. Abbiate pietà, mi raccomando. Allora, scarpa, questo stivaletto ci interessa molto. Allora, perfetto. Sentiamo che puzza di più. Quella scarpina lì, vai con la scarpina marrone. Allora, questo praticamente rappresenta anche il nostro modo di essere, diciamo, il nostro pensiero. Mi compro una scarpa al sandalo, c'ho lo scarponcino col tacco, la scarpa da ginnastica atletica. Quello che vi chiedo adesso di fare è di prendere la scarpa destra vostra e la scarpa sinistra di un altro.
L'idea è che dobbiamo camminare. Camminare. Dai, io voglio il cammino dell'altro. Cioè, da una parte alla parte destra camminiamo comodi con la nostra scarpa e invece ci mettiamo nelle scarpe dell'altro. Cioè, ci mettiamo nel pensiero e nell'idea dell'altra persona. Quindi vorrei che prendesse la scarpa a destra vostra e sceglieste un'altra scarpa. Il problema è che non abbiamo gli stessi numeri. Non è importante. No, è bello, bello, bello quello. Però camminare con 37, 42. A camminare in una scarpa stretta e scomoda. Me la rovini. Comunque è quello che posso fare. Mica lo decido io il gioco. Allora la destra vostra e la sinistra di un altro. Io non c'ho niente però qua. Adesso prendetevi un minuto, due minuti per camminare con l'altra scarpa. Sentite il vostro passo e sentite il passo. Io adesso ce ne ho tre. Te la potete prendere più grande? Ma ascolta, c'è nessuno che ha i piedi più grandi dei miei. Sentite la sensazione di camminare, il pensiero di qualcun altro, il cammino, come camminiamo noi è differente da individuo a individuo. Sentirete che qualcuno sforza più sulla sinistra, chi più sulla destra. Esatto, siamo in due. Allora adesso a popcorn così, iniziate a dire. Iniziate a dire quello che sentite da questo cammino. Esatto. È scomoda. È comoda. È calda, è calda. Proiettata in avanti. C'è spazio bene, bella grande. È leggera, è grande, è leggera. È morbida. Questa è per me stretta. È liscia. Che cos'è che differenzia la vostra scarpa dalla scarpa dell'altro? Sono preoccupato della mia scarpa. Calore chiusa. È aperta e chiusa, quindi stiamo approfondendo tutte le differenti idee. Cioè, sono persone più aperte, persone più chiuse, persone che camminano dritto come un treno, persone invece che fanno a destra e a sinistra e a manca come il vento. Però noi che cosa dobbiamo fare per creare comunità? Dobbiamo fare in maniera che queste scarpe diventino un pensiero collettivo. Cerchiamo di amalgamare queste scarpe. Come facciamo noi per amalgamare queste scarpe? Allora adesso vi chiedo di partire con lui, per esempio. Ok, la scarpa destra è la tua, la scarpa sinistra è di un altro. Adesso vorrei trovare la scarpa destra stivale e praticamente si mette così a incrocio. Quindi stivale, stivale, e poi andiamo. Dov'è lo stivale? Eccolo. Vai, stivale. Dobbiamo creare un cerchio con le scarpe. Adesso sandalo. Aggiungete il sandalo. Bravo. No, no, quello no, è differente. Sandalo uguale, è quello? È uguale, ok. Scarpa da ginnastica. Lì chi ce l'ha scarpa da ginnastica? Cinzia. Dov'è la scarpa da ginnastica? Quella lì, questa qua, questa qui. No, no, no. Un'altra. Dov'è l'altra scarpa da ginnastica? Dove? Sei tu lì, aggiungiti lì. Vai, scarpa arancione. Dov'è l'arancione? Vai, Omino. Ma dov'è la mia sinistra? Chi c'ha questa mia? Nessuno. Vai, che arriviamo a far cerchio, vai. Non lo so. Dov'è qui il sandalo? Sandalo? Il sandalo? No. Come fai? Dov'è? E com'è possibile? No, non è possibile. Certo che è possibile. No, perché lì c'è una scarpa. Tu che c'è? Chi fai qua? Non va bene. Non va bene, si deve chiudere il cerchio. Dov'è il marrone? Allora, spostiamo. Guardate, non è mai successo una cosa del genere. Allora voi formateci formateci continuiamo qua. Non sapeva. Scarpa tua non ce l'ha messa nessuno.
perché lui è sempre la scarpa qui, accoppiatevi, c'è una cosa straordinaria, è incredibile, abbiamo creato due comunità, due o tre, quante ce ne abbiamo? Manca una scarpa lì, qualcuno ha sabotato l'esperimento con una scarpa abbandonata di qua. Cazzino lì, ti si messo scalzo. Allora dov'è la scarpa quella lì? Vai, unisciti lì con l'altra scarpa. Com'è che noi siamo così piccoli e loro così grandi? Perché voi avete la vostra forma di pensiero è limitata. Abbiamo creato un'altra comunità qui, noi facciamo la comunità dei piedi scalzi e quindi da un grande gruppo abbiamo formato tre differenti gruppi. Grande! Quattro gruppi, però questo può anche essere un modo in cui la comunità si divide al suo interno, ogni gruppo prende delle competenze e delle parti diverse, ma la comunità rimane sempre. Noi siamo già in pochi. Quando la gente si questo è un modo, lo siamo per mantenere il silenzio. Quindi cioè, ci sono, come vedremo poi, no? Le comunità si dividono anche in gruppi di lavoro e hanno modalità diverse di lavorare e in qualche modo voi avete già rappresentato inconsciamente, senza che lo volessimo nemmeno, proprio questa figura di gruppi diversi, la comunità, poi le scarpe sono tutte quelle che compongono questo gruppo, però si sono suddivise in qualche modo o perché si sciolgono, perché alcuni individui hanno una connessione maggiore e vanno a creare un altro gruppo, oppure perché all'interno della comunità ci sono parti diverse che devono essere prese in considerazione, prese cura, ci sono persone diverse, individui diversi con capacità e competenze diverse e quindi la comunità delega ai vari gruppi di lavoro quello che, che ha bisogno di essere fatto, quello che la comunità, di cui la comunità ha bisogno. E lo andremo a vedere, per esempio, c'è la parte pratica, c'è la parte di intenzione, c'è la parte di scrittura. Non tutti lavoreremo sulla terra, magari io sono una persona che lavora più sulla parte sociale, di intenzione, di creazione. E quindi anche all'interno della comunità si creano gruppetti con competenze diverse. Adesso potete anche rivedere le vostre scarpe. La prima volta che accade qualcosa del genere, di solito si è sempre formato il cerchio. Sì. No, io l'ho provato molte volte e ogni volta si forma un cerchio completo, è la prima volta che mi capita che si formano le cerchie. Vorrei magari che ognuno di voi, chi vuole a popcorn a due minuti, dice quello che sente da questa esperienza. Però eravamo pure vicini. Hai visto? Eravamo proprio vicini. Eravamo vicini. Quelli che abbiamo formato il gruppo, siamo anche seduti vicini. È stranissimo questa. Cioè, ma c'è quella famosa frase, no? Che il caso non esiste. Okay. Beh, magari dobbiamo creare una comunità, che ne dici? Potrebbe essere un'idea creare una comunità. Sì. No, a me è venuta proprio questa... Posso fare una domanda? Un secondino solo, stava parlando lei, poi ci siete. Mi è venuta proprio la percezione che scegliamo in questo caso, per una comunità con un metodo molto semplice. Il buttare lì le scarpe, quindi aver confuso le nostre identità, perché a un certo punto quando ho buttato le scarpe nessuno sapeva quali erano le mie. Il risultato è stato di essere riusciti a fare comunque un gruppo che non ha tutti questi pregiudizi nei confronti dell'individuo, perché abbiamo scelto in maniera molto istintiva una scarpa, non so, per il colore, e questo dal punto della metafora è molto molto interessante, molto bello. Perché molto spesso siamo individui che portiamo all'interno del gruppo tutti i nostri pregiudizi e questo però è limitante. Qui abbiamo invece, attraverso questo modo di facilitare, fatto un esperimento di annullamento del pregiudizio e scelta istintiva che ha portato comunque alla formazione di gruppi. Bello, bello, mi è piaciuto tanto. Ho avuto una... mi si è accesa una lampadina mentre facevamo questo esperimento, cioè... Le due cose sono assolutamente intercambiabili, nel senso che così come la comunità nel suo interno è costituita da tutta una serie di nuclei, no? Legati da tutta una serie di motivazioni, forse anche l'individuo è costituito da tutta una serie di polarità
che quindi fanno da contraltare alla comunità e che quindi diventa un modo di aiutarsi a fare introspezione, giusto? Posso dire una cosa? C'è il signore che ha camicia, poi c'è lei. Allora, mi collego a quello che diceva lei. Praticamente noi siamo qua adesso, ci siamo mossi per arrivare a un determinato livello, dopodiché qualsiasi cosa accade noi siamo pronti a fare il passo. Cioè siamo qua, siamo arrivati, non mi importa dove, con chi, lo voglio fare. Quindi voglio dare a questa vita la motivazione che io voglio anche, oltre ai pensieri, avere l'azione. La mia vita ha come messaggio, che io l'ultimo respiro che farò, ho detto, ho fatto tutto quello che volevo, che potevo. Ci sono vissuto in questa vita. Sposo in pieno. Io ho trovato una scarpa aperta, mi sono sentito bene, ho sentito caldo. Allora, invece diciamo di mettere in avanti tutte quante queste idee rispetto alle quali possiamo avere dei punti di vista diversi, io penso che noi siamo fatti dalle percezioni che viviamo. Il calore, la percezione del tatto, la vista, di quello che ha formato l'umanità praticamente sono state queste percezioni. E il fatto di sentir caldo mi ha dato sicurezza. E per questo, invece di mettere in avanti un'idea tipo la comunicazione, ma comunicare con quello che ci ha creato, forse tutte quante queste barriere che ci abbiamo tramite le idee che poi ci dividono, e noi stessi dividiamo la natura in differenti parti e così via, ci può dare una soluzione a questi conflitti. È per questo che dicevo, le cose invece di vederle, cioè mi rifaccio un po' a Fukuoka, diciamo, all'esperienza che lui dice praticamente, invece di andare verso la scienza bisogna andare verso di quello praticamente che stiamo vivendo, bisogna andare al contrario, bisogna andare al centro, al vuoto, e il vuoto poi ci ridarà l'esperienza della vita, che non il cerchio, diciamo, che si conclude nel fatto che noi cresciamo, viviamo e moriamo, ma la morte non è morte, per cui tutto quanto ritorna all'origine, no? Grazie. Io volevo dire che è un periodo della mia vita che ritrovo continue conferme di un concetto fondamentale. Qualche settimana fa c'è stato qui Maniton Kwan e quello che ho tratto in estremissima sintesi è quello che ho riverificato in questo di adesso, è che sono tutte nostre invenzioni, questo fatto che quell'altro è qualcosa di diverso da te. E questa è stata una riprova fantastica del fatto che la scarpa di un altro è una scusa che ci diamo in qualche modo, dietro alla quale ci mascheriamo, ma di fatto siamo tutti lo specchio dell'altro. E quindi se ci fossimo capaci, dico, di aprirci completamente, puoi fare comunità con chiunque. Cioè potremmo essere una grande comunità di 7 miliardi di persone, volendola proprio portare esasperato. Però a me personalmente ha dato di nuovo questa sensazione di ma ti abbraccio chiunque voglia fare comunità con me, e così sono aperto a farlo con chiunque altro. Ed è una realtà proprio che sento, fermamente la sento. Oh, grande! Grazie. Questa prova, a parte il fatto che mi piace molto più la parte pratica di esperienza, che poi tanti chiacchiero dopo io mi perdo, questa è una cosa personale, è il mettersi nei panni dell'altro. A volte uno dei problemi che magari anche noi come comunità abbiamo riscontrato è che uno arriva, io penso, io faccio, io dico, io sono questo. E invece a volte non dico ovviamente andare a suonare dall'altra parte, quindi essere solo per gli altri, però anche solo chiederti come la vede l'altro. Quindi provare ad essere per un secondo l'altro, essere nei suoi occhi, nelle sue scarpe, ti dà quell'apertura giusto per mettere continuamente in discussione se stessi e allo stesso tempo ritrovarsi. Quindi io sono questo, ok, però mi apro di qua e lui la vede in questo modo. Allora io anch'io posso aprire un po' la mia visuale e magari tornare poi su quello che sono io, però continuamente mi faccio il gioco. Mario.
una tendenza naturale è quella di dividersi in gruppi di affinità all'interno della comunità, i vegetariani, i fumatori, i carnivori. È importante se ci state in un unico cerchio. Questo deve essere il momento aggregante in dove tutti siamo la stessa cosa. Oh. Prego. Poi magari chiudiamo, facciamo uno o due interventi in più. Per esperienza nostra, reciprocità e responsabilità individuale, proprio in quello che dicevi tu, la capacità di ascolto dell'altro e l'empatia nei confronti degli altri, che non è facilmente raggiungibile. Questa per me è una delle mie cose. Io? La bellezza che è stato mettere o cercare una scarpa che secondo me era molto diversa da me, metterla e scoprire che ci stavo bene. E l'altra cosa bella è stata un cerchio che doveva venire fuori e non era un cerchio, erano tre, mi c'è un problema. E invece no, di come subito no, questo problema invece è diventato una ricchezza in più perché era una rappresentazione ulteriore, più complessa di quello che poteva essere la cosa. Questa è la cosa che mi ha colpito di tanto. Grazie. Grazie. Bene. Prego. Sì, allora ci piaceva finire la parte tra virgolette più teorica di questa prima sessione, fare una pausa e poi andare a fare proprio dei lavori pratici se c'è qualche progetto che voglia di mettersi in gioco per vedere come si può andare veramente a fare un'analisi di un progetto, di qualcosa che c'è. Quindi se ce la fate a tenere ancora l'attenzione e l'intenzione di rimanere qua un pochino più a lungo. Abbiamo esplorato individuo e comunità. Questa può essere l'intenzione. Allora, l'intenzione racchiude, è un po' sinonimo e racchiude questi tre elementi: visione, missione, obiettivo e strategia. Che non sempre sono presenti e rappresentati in ogni gruppo, comunità, o quantomeno a volte sono espressi in maniera più definita, a volte sono un po' più nascosti, a volte durante la vita di una comunità cambiano, si modificano e quindi devono anche essere sempre rivisti e rivisitati. Come visione intendiamo il sogno, cioè la visione è qualcosa a lungo termine, una fotografia di quello che noi desidereremmo, quindi cosa? Vorremmo creare un mondo, un luogo, una società possibile in cui possiamo esprimerci come esseri umani, in cui possiamo vivere in armonia con la natura e con gli altri esseri umani, in cui la solidarietà sia un valore fondante, in cui ci si possa esprimere con creatività e unicità. Questo è il sogno. La missione invece è qualcosa di più concreto, quindi anche più a breve termine, e rappresenta quindi come voglio realizzare questa visione. Quindi voglio costruire una comunità in cui 50 persone vivano insieme con nuclei per esempio abitativi separati e un luogo di condivisione centrale in cui si possano praticare principi della permacultura, per esempio, in cui ci sia attenzione ai bambini, a persone con disabilità. In che modo concretamente posso realizzare questa visione, quindi questo sogno? Mentre la strategia rappresenta una serie di passetti, quindi di obiettivi, che possono essere anche a brevissimo termine, da breve a lungo termine, e che ci portano concretamente quindi alla missione e alla realizzazione della visione, del sogno. Non so, vogliamo... C'era la signora, forse voleva fare una domanda? No, okay. Questo giusto per dare un'idea generale di cosa intendiamo. E chiaramente all'interno di questa immagine di intenzione esistono tutte le nostre intenzioni di ogni individuo che fa parte della comunità e quindi arriva con un suo intento individuale e in qualche modo contribuisce a creare quello collettivo. Spesso quello che succede magari che c'è un piccolo gruppo di fondatori che ha una visione e lì possiamo decidere che mettiamo giù questa visione, quindi io per esempio ho la visione che il mondo non debba produrre animali perché gli animali comunque in qualche modo vado a togliere grano piuttosto che altri nutrienti dalla terra, piantando sempre quel tipo di raccolto impoverisco la terra, in più mi sento un criminale, se uccido gli animali, quindi la visione è che per un mondo migliore e più armonico ci sia una comunità vegetariana. Come lo vado a realizzare? Io
posso scegliere in questa visione a lungo termine sia la visione che il gruppo deve tenere. C'è però anche la possibilità che ogni tanto, visto che le persone magari si aggregano anche, come abbiamo detto, per affinità, per sentire, per luoghi, la visione in qualche modo possa andare rivista ed essere ampliata. Nulla deve essere fatto per sempre, perché se veramente vogliamo integrare gli altri dobbiamo essere in grado di far sì che il nostro sogno integri anche il sogno degli altri. E non vuol dire che completamente butto via quello che io credevo, sognavo, volevo, ma fino a che livello, fino a che punto posso mescolarlo con quello degli altri. Quindi la mia visione, come gruppo facciamo una visione adesso, fra 3 anni ci troviamo che non siamo più noi 3 che lavoriamo nel gruppo internazionale, come in realtà sta succedendo, ma ci sono altre persone che si stanno unendo a noi. Avevamo una visione di sostenere attraverso il lavoro del gruppo internazionale principalmente l'organizzazione Rive e mettere tutto il nostro lavoro come volontariato. Adesso arrivano anche altre persone, c'è molto più lavoro, vogliamo cambiarla questa visione? Vogliamo mantenerla la stessa? Noi come gruppo dell'internazionale, per esempio, ci andremo a rivedere queste cose e quindi andremo a rivedere se siamo ancora in sintonia sulla stessa linea con la visione iniziale. Tante volte quello che succede è che la visione o la missione ma non vanno più riprese e quindi ci perdiamo e magari ci concentriamo solo sulla strategia, ma le cose cambiano, magari è cambiata la situazione istituzionale attorno a me, magari come è successo in un ecovillaggio a sud in Svezia, gli hanno costruito una bella base militare dall'altra parte della strada e vai a vedere tu se cambierà qualcosa nella tua visione e nella tua missione o nei tuoi obiettivi e come li porti avanti. Quindi è sempre per il gruppo importante ogni tanto tornare indietro e assicurarsi che tutti quelli che fanno parte del gruppo non solo hanno sentito raccontare la visione così, no sai, perché la nostra visione è quella di vivere in armonia, no? Sì, e noi lo facciamo vivendo in comunità insieme. Cosa vuol dire in realtà per questo gruppo? Come lo possiamo cambiare, migliorare, ampliare? La vogliamo tenere ferma? Se manca questa parte di revisione di quella che è la visione, la missione e la strategia del gruppo, il gruppo ha la tendenza a perdersi, a stare nella, diciamo, nella fretta che devo fare questo, devo fare quello, dove però non ho più il contatto reale fra il sogno e quello che ho scritto lì e quello che sta succedendo nella realtà, quindi mi perdo e il gruppo perde anche quella coesione, quell'unità che dovrebbe significare gruppo. Aggiungo proprio un pezzettino piccolissimo, la visione è molto importante che sia molto ampia, cioè il problema di alcune comunità, se all'interno della visione ci sono troppe regole, quello che succede solitamente è che il discorso si sfalda, perché più regole introduciamo all'interno della visione, più le persone si sentono strette all'interno di queste regole. Quindi la visione è proprio nel mio mondo ideale, vorrei pace e armonia, va bene, perché la visione è importante che si ampia perché raccolga più persone possibili al suo interno. Aggiungere anche chiara, definita, che si possa ricordare, che non sia contorta, estremamente articolata. Forse anche raggiungibile, o no? Diciamo che la visione non ha bisogno di avere... È una visione. Più la missione la vedrà. La missione che deve essere raggiungibile. In inglese, per esempio, si usa la parola SMART, okay? che sta per sostenibile, misurabile, raggiungibile, smart, me ne manca una, e deve avere un tempo, che deve essere collegata anche al tempo, perché sennò è come, cioè deve avere una successione, deve essere misurabile, deve sapere che posso fare quelle cose, però la visione, l'armonia, cioè va a misurare tu, cioè l'armonometro, perché, cioè, e spesso succede questo, io, cioè, anche se l'app è discutibilissima, però mi piace come esempio, perché la Mac, l'Apple, dice la visione dell'Apple è un mondo connesso, 2 parole. Come lo faccio? Attraverso sistemi informatici che possano connettere persone in tutto il mondo, obiettivi, creare computer, iPad, iCloud, telefoni, tutto quello che vuoi. Tutto è discutibile, però se andiamo a vedere la semplicità
della visione, voglio che il mondo sia connesso, e mi fanno attraverso la loro visione, che, la loro missione, che è quella di connettere tutti i diversi punti, e il modo in cui lo fanno proprio reale e concreto è attraverso tutta la tecnologia che stanno portando fuori. Discutibile o non discutibile, è un esempio semplicissimo per farvi vedere come in realtà la visione sia così generale, la parte di missione abbia più un tocco tangibile e poi gli obiettivi siano proprio la concretezza dei passi che vado a fare per raggiungere la mia, per realizzare la mia missione e quindi raggiungere la mia visione. E di nuovo anche qui possiamo parlare di livelli diversi, cioè nel senso che c'è un livello più concreto, un livello, la visione è forse un po' il livello più dell'essenza, no? della nostra comunità, quello che ci muove, la motivazione. Invece la concretezza poi è quella dei passi che facciamo e del come li andiamo a fare. Domande? Avete tutti una bella visione e missione nei vostri gruppi? Sì, sì. Vabbè, io faccio il mio discorso sulla visione che condivido nella revisione nel tempo, come esperienza tempo di vivere. Non si può cambiare la visione ogni persona che è, no? Cioè, la visione ha una sua struttura che è quella che guida per noi, è il faro, quello che anche nei momenti di crisi tra di noi ci riporta sulla strada. È chiaro che nel tempo, a seconda di quello che accade, però il consiglio che io darei è proprio che questa visione debba mantenere un saldo, un gruppo, non chiuso ma saldo. Sì. Anche il metro con cui si misura chi entra in una comunità. È importante che chi entra abbia anche un tempo per analizzare bene, che queste cose siano anche definite e anche magari scritte. Sì, scritte, è un lavoro che magari stiamo facendo anche noi come comunità, che vogliamo portare avanti, di veramente mettere nero su bianco, perché dà anche più forza al messaggio che uno vuole portare, e capire se tu che sei appena entrato, se entri dentro questa azione veramente, piuttosto che per quello che diceva Gabriella, se io non continuo ad tornare alla mia visione e la lascio da parte, perché l'ho scritta, ce l'ho in tasca, ho la mia visione bellissima, la metto là, se non ci torno mai e lascio entrare persone, lascio che la realtà esterna vada a toccare il mio gruppo, quella visione probabilmente si sposterà, perché entreranno tante altre persone che magari potrebbero portare qualcosa di diverso. Quindi la flessibilità è sì di avere una visione, ma nel momento in cui la perdo e lascio che il gruppo vada oltre a quella visione, magari la devo andare a rivedere e cambiare. Sono atteggiamenti che la comunità stessa sceglie, ed è lì la struttura che poi andiamo a vedere di come vogliamo gestire la nostra comunità. Posso lasciarla fluire e dire la mia visione è che la comunità sia fluida, e salute, cioè sarà fluida sempre, ma cambierà quello che succede al suo interno. Appunto, che magari quello su cui si lavora più spesso è la missione, perché la visione, appunto, essendo così ampia, è naturalmente condivisa da quasi tutti, almeno se non da tutti le persone, è più lì, è ferma. Invece la missione, quella sì, cambia tanto ed è influenza molto la struttura, anche a livello economico, organizzativo, di costituzione, e lì c'è un lavoro invece molto più costante, secondo me, di revisione, di visitazione. E più il feedback che facciamo quando andiamo a vedere se la nostra comunità ha una struttura, come faccio a vedere, come mi posso interfacciare anche all'esterno oltre che al mio interno. Quindi la parte legale, spesso quando un gruppo non è per esempio registrato, non ha un riconoscimento, difficilmente può fare certe cose. Può essere una scelta di non voler avere una struttura legale, perché io voglio essere un gruppo spontaneo, fluido, quindi non mi chiamo associazione, ma magari non posso andare a fare il mercato, non posso fare la richiesta di un permesso piuttosto che un'altra cosa. Quindi è molto importante anche scegliere quello che vogliamo essere o fare, e di nuovo la visione è importante, perché sennò i gruppi si aggregano, ma senza ben sapere perché, chi c'è dentro, che cosa sta portando, che cosa vogliamo fare. E quindi la parte anche di legalità ci dà ancora un po' più di fermezza su quello che abbiamo fatto prima nella nostra intenzione, come atterrare in qualche modo l'intenzione nel sistema in cui comunque ci troviamo.
e comunque ci aiuta anche a noi ad avere dei altri punti di riferimento, se no ci perdiamo. Uguale è la struttura della, quando si parla della struttura comunicativa, è all'interno della mia comunità faccio o non faccio riunioni? E se faccio riunioni, che tipo di riunioni sono? Quando vado a prendere le decisioni, come le prendo? Che metodologia uso? Io prima vi ho menzionato, per esempio, quando si parlava adesso nel gioco, diversi gruppi operativi della sociocrazia, che è un metodo decisionale. C'è il metodo del consenso, c'è il metodo maggioritario, ma come gruppo dobbiamo sapere come stiamo comunicando gli uni con gli altri, dobbiamo sapere come vogliamo decidere, perché non è che ogni riunione arrivo io e dico, oh ragazzi, oggi si usa la sociocrazia, arriva Giorgia e dice, ah, io invece mi piace di più, e cambiamo sempre, la gente non sa più, e tante volte succede anche questo, che quando prendiamo le decisioni, come le stiamo prendendo, veramente col consenso, o perché sono stremato e dico va bene tutto, va bene, va bene, guarda, fa quello che te vuoi, va bene. Cioè, qual è il metodo che decidiamo di usare? E di nuovo il feedback è molto importante, il fatto, il feedback è la valutazione consultiva, di quello, la valutazione di quello che sta succedendo. Abbiamo deciso insieme di prendere la sociocrazia come metodologia di lavoro della comunità, che vuol dire dividere la comunità in gruppi operativi, tu fai quello, tu fai quello, tu fai quello, poi dei rappresentanti si trovano al centro e dicono, sai, nel nostro gruppo abbiamo fatto questo e questo, dobbiamo prendere queste altre decisioni, però abbiamo preso queste, cioè, quale metodo voglio scegliere, no? È molto importante ci sia una struttura di comunicazione, che si sappia che tipo di comunicazione vogliamo avere fra di noi. Molto molto importante è anche la struttura proprio spesso di come entrano le persone nella nostra comunità. Non so se vi è mai successo di fare essere in comunità o fare un progetto attivo. Ah, siamo tutti amici, che bello! Ah, voglio venire anch'io, ah, vengo anch'io, ah, vengo anch'io. E ognuno porta la sua, ma se buttiamo tutti la nostra, come dicevamo prima, la buttiamo lì e stiamo attaccati alla nostra idea, come faccio a trovare una struttura di comunicare? No, ok, questa è una visione, vogliamo fare un lavoro personale, se tu non sei d'accordo di fare un lavoro personale su te stesso e dici a me non me ne frega niente del lavoro individuale, della crescita personale, magari non è il posto per te, perché noi vogliamo crescere insieme come delle piante che crescono insieme, pur diverse alla Fukuoka, ma io sostengo te, tu sostieni me, e sappiamo quali nutrienti ci stiamo scambiando con gli altri. Altre comunità possono scegliere, non lo so, di avere altro tipo di fondamento, no? Quindi di agire in un modo diverso. C'è anche la parte economica, ovviamente, che ha una sua importanza forte, e se non si decide dall'inizio, quindi sono tutti passi, decidere qual è la nostra visione, missione, obiettivi, come prendo le decisioni all'interno del gruppo, come ci strutturiamo per prendere le decisioni, per incontrarci, che tipo di vita vogliamo fare, stiamo sempre insieme, tu c'hai la tua casa, io c'ho la mia, come ci relazioniamo, ce lo diciamo, cerchiamo di trovare degli accordi che ci risuonino a tutti, e quello è il nostro modo come comunità. Economicamente uguale, cioè non è che spesso nelle comunità si cerca di trovare una linea guida, che sia la condivisione totale come si fa a Bagnaia, che sia una condivisione parziale, significa che ognuno ha il suo lavoro, ha le sue cose, mette la stessa quantità dentro, c'è chi dice invece chi ha di più metta di più e chi ha di meno metta di meno, perché cerco il punto di equilibrio personale piuttosto che quello centrale. Ci sono tante modalità, però queste cose se non sono chiarite dall'inizio, chi entra si trova, come dire, non si capisce, diventa un po' anarchia. Di nuovo, le esigenze della comunità possono cambiare e quindi può essere che ad un certo punto, fino ad oggi, abbiamo fatto una condivisione cassa comune, ci rendiamo conto però che ci sono degli individui che hanno delle esigenze particolari e che quindi prendono più soldi alla cassa comune, ne mettono meno, e abbiamo bisogno di andare a rivedere la nostra struttura. La flessibilità di poter adattare la comunità è sempre più bassa. La fermezza di sapere dove sto andando
è ancora un plus, e non sono uno l'opposto all'altro, dal mio punto di vista perlomeno, no? Io ho una fermezza, so che quando cammino così, però so anche che se mi arriva una botta di qua, la mia resilienza magari mi fa andare di qua. Cioè è il come la comunità sa reagire, ma deve avere delle strutture che permettano di essere flessibili, non devono essere né troppo rigide, perché se sono troppo rigide ogni cosa nuova che arriva è un pugno sullo stomaco, Dio buono come faccio adesso, problema, crisi. Tantomeno deve essere una canna al vento che a qualunque cosa cambio decisione, cambio forma economica, cambio modo di fare le riunioni, ho una struttura, ma so che piano piano se succede qualcosa la mollo un po' di qua, che a volte la posso mettere di qua, oppure che riesco a stare ferma perché posso avere una visione a 360 gradi di quello che succede. Vabbè, poi c'è lo statuto, nel senso che ovviamente anche lo statuto riprende la visione e ci aiuta soprattutto a livello formale. La proprietà, un altro dei grandi problemi che le comunità hanno. Se l'esperienza fatta, che non significa che sia sempre così, quello che noi vi portiamo sono la somma delle esperienze e il meglio che abbiamo potuto trarre da queste esperienze fatte. Spesso però succede che se la comunità, la proprietà è di una persona e questa persona decide di aprire al gruppo e far sì che tutto il gruppo si possa sentire a casa, ci sarà il proprietario che ha più responsabilità, perché comunque ha responsabilità legali sul terreno, su quello che succede, sul tipo di edifici che vengono costruiti, piuttosto che gli altri che si sentono più rilassati. E quindi c'è un disequilibrio tra le energie che vengono messe in campo. Altre volte si fanno le cooperative, per esempio all'estero funzionano molto le cooperative, dove c'è una cooperativa che è proprietaria del luogo, c'è chi sta in affitto nella casa perché magari può solo stare in affitto, c'è chi mette una quota più alta e la coopera, c'è chi, però rimanendo sempre alla finale con delle... con la cooperativa, quindi ci sono modalità diverse, ma anche qua prima di creare il gruppo, prima di veramente cercare di capire quali sono le responsabilità che ognuno prende, perché spesso questi sono i problemi che fanno cadere i progetti, perché portano ai conflitti, portano a quelle che la differenza di rango, no? Il mio privilegio di fondatore è di dirti no, quella roba lì non la voglio sul mio terreno perché io poi rischio di andare in carcere e quindi tu non la fai. Se invece la proprietà è di tutti, lo decidiamo insieme il rischio che prendiamo. Ci sentiamo tutti nella stessa barca, quando va bene e quando va male. Se siamo in affitto o se c'è un'associazione esterna che è proprietaria del terreno, uguale. Abbiamo bene o male tutti e quanti la stessa capacità di influire o di non influire. Se ci sono delle differenze sostanziali, spesso è uno dei problemi grossi che ci sono. Quindi magari anche quello che noi stiamo cercando di portare è proprio vediamo dove sono le cose in cui ci incagliamo più spesso come progetti. Perché come vi dicevo, lo dico tutti quelli che lavorano con la facilitazione, su 10 progetti uno funziona e 9 saltano, sì, o comunque cambiano direzione perché non hanno preso in considerazione tante cose che in realtà dovrebbero essere prese in considerazione. Ci sono domande specifiche, penso che ci sono stati anche dei workshop con Alfredo sulla parte legale. Forse adesso. Sì, facciamo l'ultimo. Allora, la parte pratica ritorna un po' a quello che vi avevo menzionato prima, la ruota di Gaia, e quindi le quattro dimensioni sociale, ecologico, economico e cultura o visione del mondo che portiamo nei nostri progetti, nei nostri gruppi, come si intersecano. Qui abbiamo messo degli esempi del sociale, per esempio mangiamo tutti insieme, piuttosto che andiamo a fare la passeggiata su per i monti insieme, piuttosto che facciamo la riunione emozionale o qualunque cosa che abbiamo voglia di mettere che ci c'entri nella parte sociale. Ecologia, abbiamo messo il compost oil perché è una di quelle cose che magari usiamo di più. Nell'ecologia più o meno, c'è chi la fa in natura, chi la fa nel bagno, chi la composta, però
però tutto ciò che riguarda, come dicevamo prima, l'ecologia, quindi quali sono le azioni pratiche che all'interno della mia comunità vengono fatte verso una, l'altra di queste dimensioni, dove mi sento che sto incontrando di più la parte economica, la parte sociale. Ed è proprio questo ci aiuta anche a sostenere la nostra intenzione, se siamo in grado di vedere dove vanno le nostre azioni, che cosa ci manca di più, dov'è che metto tutto il mio agire, lo metto più nella parte sociale, stiamo tutti in cerchio, ho parlato tutto il giorno, oppure a testa bassa perché devo ristrutturare tutta casa, tutto l'ecovillaggio, dentro domani dobbiamo essere 500 che vivono qua dentro. Ma non ti guardo in faccia, non so chi sei, se mi parli ti mando anche a fanculo perché sono talmente stressata e nervosa che... E quindi c'è, è proprio l'analisi che noi vogliamo aiutare i progetti a fare, di dire guardiamo a tutte queste cose che vi abbiamo presentato fino adesso, e questo è quello che ci piacerebbe fare nella seconda parte, magari prendendo un esempio, e dire andiamo proprio a fare questa radiografia, questa analisi, avendo capito che cosa sono i vari livelli che vi abbiamo presentato, e capiamo dove siamo più deficitari. Poi il lavoro del facilitatore sarà andare a lavorare insieme al gruppo nelle parti deficitarie, perché sono deficitarie, nelle parti che sono forti, bello, sono forti, però possiamo anche andare a dire, se questo è deficitario, quali sono i passi che posso fare per renderlo più forte, e se questo è forte, mica lo abbasso, come lo faccio volare ancora di più? Quindi vi diamo appuntamento alla seconda parte di questo episodio. Grazie. Cerchiamo, siccome non ci saranno le campane, immagino, magari gli altri... Sì, ma lo fanno tutti la pausa allo stesso momento. Io non l'ho guardato, quindi sono 5 ore. Mica facciamo 2 pesi e 2 misure. Sono 5 e 7. Siete stati spazzati il minuto proprio. Allora, io penso che ci sia stata un'ora e mezza già di chiacchiere, una pausetta, se ce la facciamo a trovarci qua per le 5 e mezza. Responsabilità individuale, personale, il gruppo comincia, chi c'è, chi non c'è aveva qualcosa di meglio da fare, chi c'è la persona che ha qualcosa da contribuire, chi non c'è contribuirà da me. Grazie. 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 Grazie.